Ciao da Shibuya, Tokyo. Allora, mi trovo in un palazzo specializzato nella vendita di fumetti, libri, DVD e CD. Allora, noi qua siamo al sesto piano, praticamente, che è specializzato tutto in fumetti. Come vedete, al quinto piano abbiamo fumetti, libri per ragazzi, libri in inglese, libri a quarto piano, libri a terzo piano, DVD e CD al secondo piano, e anime, cioè cartoni animati e giochi al primo piano. Questo è l'ultimo piano dell'edificio, come vedete è pieno di clienti che sfogliano fumetti, cioè i manga. I manga sono i tipici fumetti giapponesi che hanno tanti generi, dall'erotico al fantasy, a quelli romantici. In pratica esistono tutti i tipi di manga possibili e immaginabili. Una caratteristica che però hanno i manga è quelle che si leggono al contrario, quindi in pratica il modo per tenere il manga è questo, quindi con le pagine libere a sinistra e non a destra come facciamo noi occidentali, e quindi la rilegatura va a destra e il manga si sfoglia in questo modo, in pratica. Inoltre le vignette si leggono da destra verso sinistra e non da sinistra verso destra come facciamo noi, e sempre dall'alto verso il basso, questo resta invariato. Infatti questo manga, se lo vediamo, se lo giriamo, questa che per noi dovrebbe essere la prima pagina in realtà è il retro di copertina, come vedete, con tanto di codice a barre, prezzo e tutto ciò che in genere sta per noi nell'ultima copertina. Diciamo che per noi dovrebbe essere così il manga posto, in realtà loro lo leggono così. Quindi se venite in Giappone e cominciate a sfogliare un manga, ricordatevi come impugnarlo, se no capiranno subito che non ne capite niente e che vi dà soltanto delle arie. Ciao. Allora, vi faccio un giro per il locale, vi faccio vedere quanta gente alle 8:30 di sera legge i manga o cerca di comprare dei manga. Vedete? Qui c'è la pianta del negozio, anzi la pianta del piano, quarto piano. Ladies Comics, ci sono i fumetti proprio fatti per le ragazze. Ora andiamo in questo settore e vi faccio vedere quante donne ci sono che leggono. Questi sono tutti fumetti per donna o per ragazza che sia. Non so perché, che caratteristiche hanno, saranno manga, ricordate? Al contrario, così. Questa è la copertina. Ehi! Non so. Ecco, un'altra caratteristica dei manga è che sono bianco e nero. Difficilmente esistono manga a colori. Ci sono, ma sono rari. In genere il manga originale è bianco e nero.